Ciao amici, allora questa è una spiaggia particolare, una spiaggia secondo me meravigliosa a dir poco, ed è la spiaggia che è tra Ostia e Torvaiani, che è un settore lunghissimo di sabbia, distesa immensa, una spiaggia che offre tantissime possibilità. È lungo la litoranea, ci sono pochi accessi, pochi parcheggi, c'è i vari cancelli dove bisogna stare sempre molto attenti a non lasciare niente in macchina, perché purtroppo ci sono state tanti furti. Ma la spiaggia è una spiaggia che regala tante situazioni: orate con il mare calmo, spigole, saraghi col mare molto mosso, saraghi anche grossi, secche di Torpaterno qua vicino che fanno sì che i saraghi partano e vengano, cefali, ombrine, insomma c'è tutto quello che può servire per un surfista, e soprattutto una serie di situazioni di pesca veramente fighe, veramente importanti, nel senso che uno può pescare a corto raggio nel primo canale oppure molto lontano, oltre i 120-130 metri, uscendo dopo la secca, e quindi tante situazioni diverse che fanno di questa spiaggia veramente un bel paradiso a portata di mano per chi abita a Roma. Negozi di pesca sono vicini, quindi l'esca si può facilmente ottenere, il granchio si fa facilmente ed è un'esca eccezionale qua, perché ti regala le orate, anche le spigole, anche le grosse mormore. La straordinaria bellezza di questa spiaggia è data anche dalle dune, da questi ambienti naturali veramente bellissimi che cercano di essere mantenuti. Vedete la lunghezza con il drone, sono chilometri e chilometri di sabbia, pochi ingressi come dicevo purtroppo, un mare a volte torbido, molto dipende anche dalla direzione del vento, ma condizioni di surf che possono essere anche molto importanti. Come dicevo, frangente, ma anche secche che si spostano e si avvicinano durante l'inverno, quindi più facili da superare, e si vedono chiaramente lì dove ci sono i riflessi di acqua più marrone. Canali, punte utilissime d'estate per raggiungere settori migliori. Ecco allora la spiaggia tra Ostia e Torvaianica, una zona bellissima, quindi come dicevo ricchissima, come potete vedere, di situazioni importanti, di canaloni, di punte, di pesci, raramente disturbata dalle reti per fortuna, qualche volta accade. In genere è una spiaggia che funziona bene fino a fine novembre, primi di dicembre, poi o mareggiate grosse, qualche sarago e spigola, oppure la grande attrazione di questa spiaggia, le orate e, per chi le ama, le mormore, cominciano a diventare abbastanza rare. Nel complesso è una spiaggia stupenda, devo dire, tecnicamente non facile, che richiede preparazione, lanci lunghi, a meno che non si usi un drone ovviamente, questo è un altro discorso, oppure la capacità di pescare con finali lunghi ben distesi in corrente nel primo canale, che in questo momento inizia sui 50-60 metri, e poi le catture va da sé, se sei fortunati e se sei bravi arrivano. Ciao e alla prossima.